interessante. Io ovviamente condivido quello che mi ha appena ricordato la consigliera Bottiglieri. Il fatto che lei ad ogni incontro e a ogni adunanza della sanità rimarchi sempre che la mancata partecipazione all'opposizione ha un po' stancato. Lei sa perfettamente che i componenti della commissione sanità, quantomeno quelli di e minoranza l'avevano richiesta da tempo, erano quasi 2 anni che si chiedeva l'incontro con i sindaci, era da tempo che si chiedevano delle risposte dalla Regione Marche, ma già prima, perché lei sa benissimo che la Regione Marche è venuta qui a dirci in faccia che più o meno quella sarebbe la sanità che ci sarebbe toccata perché noi abbiamo il privato. E quindi c'era già da tempo, si sapeva che sarebbe andata a finire così, e da tempo, anzi c'è un verbale in cui io già 1 anno fa dico dobbiamo diffidare la Regione Marche al rispetto della legge, perché le leggi nazionali si applicano dappertutto, anche nella Regione Marche. Quindi non si doveva consentire alla Regione Marche di stravolgere una legge nazionale che richiede determinati requisiti e che vede il Piceno, quindi anche lì non cavalchi l'onda di questa divisione Ascoli-Sabetto, il Piceno comunque pregiudicato, gravemente pregiudicato. Oggi la vera divisione di cui parla lei in realtà vede San Benedetto ulteriormente pregiudicata rispetto ad Ascoli Piceno, ed è quello che traspare da questo ulteriore documento e dal suo personale pensiero sulla sanità, che noi non condividiamo, ma non condividiamo perché San Benedetto ha numeri, ha necessità che giustificavano il riconoscimento di quello che la legge consentiva, e questo è il motivo per il quale avremmo dovuto lottare. Quando io le chiedo, Presidente, ma questo documento che valenza ha? Nulla, gliela dico io, nulla, perché è un documento che interviene quando, come le ha detto il consigliere De Vecchis, la stalla è chiusa e i buoi sono scappati, oltretutto non ci sono neanche fondi. Questo è quello per il quale noi ovviamente non abbiamo condiviso. La lotta, le lotte si fanno prima e si fanno le lotte per i diritti, non per spartirci quel pochetto che ci hanno voluto dare, e tra l'altro adesso ce lo dobbiamo contendere con Ascoli che ci martella anche in testa. Capito, Presidente? Le lotte si fanno per i diritti e si fanno quando ci sono i tempi per farli, non praticamente alla fine. Oggi questo è il suo.